una distesa di colori, varietà e profumi. È la piccola Olanda dei Colli Euganei, un paradiso fiorito dove passeggiare, osservare e soprattutto raccogliere tulipani di ogni genere in un'azienda agricola di Torreglia nel Padovano. metri quadrati, 28 filari e 92 varietà. Una sfida nata durante la pandemia per creare un ambiente colorato. L'idea è venuta di piantare 50.000 all'epoca tulipani che abbiamo acquistato in Olanda e abbiamo creato l'arcobaleno, andrà tutto bene, che avevamo tutti esposti fuori dalle case. Era un modo per riportare in grande questo volere di uscire, e la voglia c'era di uscire, di entrare su un ambiente colorato, e soprattutto dopo questo periodo duro della pandemia. Abbiamo 92 varietà, 300.000 tulipani e 32.000 narcisi giacinti che abbiamo piantato a mano tra ottobre fino a febbraio. Si parte infatti con la messa a dimora dei bulbi nel periodo freddo per poi aspettare la fioritura tra marzo e aprile. Sole, terreno sabbioso e riparo dal vento, le condizioni ideali per la coltivazione. Siamo su una zona di tramontana in inverno, perché il tulipano, come vi dicevo prima, ha bisogno di molto freddo per fiorire, dunque per avere una buona fioritura deve soffrire proprio il freddo. Qui noi siamo in tramontana tutto l'inverno, vediamo poche ore il sole durante l'inverno, ma poi in primavera il sole ce l'abbiamo, perché ha bisogno poi del sole per spuntare e fiorire. Queen of Night, Armani, Valentino e Parrot, solo alcune delle tante varietà. Sono 92 sfumature di colore. Abbiamo preso un po' di colori che sono delle nostre, insomma, case di moda italiane, che gli olandesi hanno copiato e hanno registrato anche questi marchi come tulipani. Siamo riusciti a trovarli, a metterli a dimora quest'anno, l'anno scorso no. Quest'anno li abbiamo trovati perché andiamo direttamente in Olanda e andiamo a partecipare proprio a delle aste pubbliche di acquisto e siamo riusciti ad acquistare questi lotti quest'anno. Tra le novità il U-Pick, un'attività nota nei paesi del nord che sta mettendo piede anche in Veneto. Con paletta e cestino si passeggia e raccoglie in autonomia. Alle entrate gli consegniamo un cestino di vimini con una paletta e possono entrare tranquillamente tra i filari e raccogliere il fiore che più gli aggrada. Senza alcun vincolo possono estrarre il fiore con il bulbo compreso, che poi lo possono reimpiantare in questo inverno. There's a place just for us here in the gold dust.